La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Un saluto amici di RDR Radio da Fabio Pezzotti in Noi e la Roma, nella trasmissione La Roma è questa, questa è la Roma. Un saluto anche a tutti gli altri canali collegati in circuito radiofonico. Prima di iniziare questa puntata parlando della Roma, vorrei fare una dedica speciale, ma è un grazie doveroso va a Roberto De Angelis di RDR Radio che mi permette questo. La dedica è per mio padre, venuto purtroppo a mancare lunedì scorso per un male, diciamo così, incurabile, e quindi volevo ringraziare attraverso la nostra radio, volevo ringraziare mio padre per gli insegnamenti della vita, i valori, l'educazione che ha dato a me, a mio fratello, a mia sorella, e che noi figli stiamo dando ai nostri stessi figli. Quindi i genitori sono parte integrante della nostra vita, quindi venendo a mancare mio padre è venuto a mancare qualcosa, ma in lui ho un ricordo indelebile, bellissimo veramente, che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato come comportarmi, come educare, come rispondere, come camminare verso quel percorso di vita che ci permette girare a testa alta. Grazie papà, grazie che da lassù ci guardi e ci ammiri. Noi cercheremo di renderti sempre felice. Bene, cambiamo pagina, ringraziando sempre per questo. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Roberto De Angelis, salutiamo il nostro ospite in studio, l'opinionista Danilo Esposito. Ciao Danilo, ben trovato. Ciao Fabio, ben trovati a tutti. Allora Danilo, iniziamo questa puntata parlando della Roma, ma prima vorrei aprire una parentesi importante sulla Supercoppa. Tu sai che ci sono incontrate Real Madrid e Manchester United per la finale di Supercoppa Europea di Lega. La vittoria è stata, manco a dirlo, del Real Madrid per 2-1 davanti a uno stadio, quello di Skopje, bellissimo, dove c'erano, pensate, 31.000 tifosi assiepati a guardare questa bellissima partita. Che dire di questa partita, Danilo? Sentiamo le tue impressioni, tu che l'hai vista da vicino. Sì, ho visto la partita dall'inizio fino alla fine. Il Real Madrid fin dall'inizio è entrato con la solita mentalità vincente, la solita mentalità da grande squadra, e Zidane è diventato l'allenatore più vincente nell'ultimo biennio, quindi un grande top club. Sì, parli di Zidane, veramente oltre che è stato un grande calciatore, si sta rivelando un grandissimo allenatore, un grandissimo tecnico. Pensate che in 2 anni con Real Madrid, su 9 competizioni, 6 sono state le vittorie. È diventato quindi l'allenatore più vincente, pensate, dell'ultimo biennio. Andando a vedere invece la partita, è una partita a tratti spigolosa, dove i Blancos di Spagna hanno dominato per circa un'ora, cogliendo 2 gol e 2 traverse, poi calano vistosamente e soffrono il ritorno dello United. La partita poi termina 2-1 e con la vittoria chiaramente del Real Madrid, che possono così alzare in cielo la Coppa. Quindi onore al Real Madrid. Entriamo invece nel vivo del nostro programma parlando della nostra amatissima Roma. C'è un graditissimo ritorno, che è quello del nostro mitico capitano. Per me è sempre e rimane unico capitano, vero Danilo? Beh sì, certo, è l'unico capitano di Roma, per noi, per i tifosi, ma per tutta la città. Sì, infatti Totti questa volta ritorna a Trigoria, assiste ad un allenamento della Roma insieme a Monchi, ma diciamo così nelle vesti da dirigente. Infatti lavorerà a fianco dell'amico De Santis, rientrato, lo sappiamo, dal Monaco, dove tra le altre cose ha vinto anche uno scudetto. Quindi Totti insieme a De Santis lavoreranno per portare la Roma verso traguardi, diciamo così,
che si sperano possono essere molto molto ambiziosi. Come vedi Danilo Totti in questa nuova veste? Riuscirà a dividere il calcio giocato da quello in giacca e cravatta? Beh, certo, nei primi mesi, penso anche nel primo anno, sarà difficile per lui, anche perché fino all'anno scorso stava su un campo di calcio, adesso giacca e cravatta sopra una scrivania è un po' difficile, però penso che con l'abitudine riuscirà a fare grandi cose sulla scrivania. Sì, infatti l'ex capitano si concederà ancora alcuni giorni di vacanza con la famiglia al mare, poi si cercherà di capire meglio il suo ruolo, avrà sicuramente un ufficio, una divisa, e l'inizio sarà molto molto soft per poi capire esattamente che ruolo determinante dovrà ricoprire in società. Sicuramente porterà la sua assunzione in questo nuovo ruolo porterà sicuramente, dicevo, beneficio alla società giallorossa. Adesso entriamo nel vivo invece in dettaglio del mercato. È diventato Danilo il tormentone dell'estate, Marez sì, Marez no. Cosa accadrà? Accade questo, che il Leicester vuole 40 milioni, Monchi ne ha offerti 35 più bonus, ma il Leicester vuole per forza 40 milioni e quindi fanno muro. Monchi prova sempre a giocare a rialzo, ma Leicester non ci sta, quindi o porti 40 milioni o Marez non viene alla Roma. Sì, Marez secondo te, Danilo, può essere diciamo così l'acquisto che può far vacillare l'onda di emozione dei tifosi della Roma? Cioè il tifoso si aspetta Marez o pensi possa aspettare un ulteriore colpo importante? Il tifoso per adesso aspetta Marez, perché io, come ho detto, Marez si può far fare il salto di qualità lì davanti. E poi penso che dopo Marez Monchi si lancerà su un difensore centrale, anche se non arriva Marez arriverà comunque un altro tra Cuadrado e Lucas Vázquez, ho letto. Sì. Ormai i complimenti per Danilo, non è inutile ripeterli, vedete come è preparato, può andare benissimo a lavorare per Mediaset Premium o anche per Sport Italia, perché le sue indicazioni mi aiutano moltissimo a me nel preparare questa trasmissione, quindi spero sempre di averlo qui con me come opinionista, perché è veramente veramente preparato. Danilo, invece un'altra domanda importante, è stato presentato, ma questo lo sapevamo già, è stato presentato De Frel, è stato ufficializzato, De Frel, lo stesso De Frel ha seguito la squadra Boston nel ritiro americano. I tifosi sono contentissimi di questo nuovo acquisto, che poi tra le altre cose Di Francesco conosce bene per averlo avuto nel Sassuolo. Come vedi De Frel nella Roma? Riuscirà a sostituire l'egiziano che purtroppo, lo sappiamo, è andato via destinazione Liverpool? Ma guarda, De Frel non è arrivato per sostituire Mohamed Salah, De Frel è arrivato per essere un jolly lì davanti, perché comunque può giocare sia da ala che da attaccante. Il sostituto di Salah ancora deve arrivare, lui dovrebbe essere vice Zeko in teoria. Sì, ma Danilo, c'è, diciamo così, in queste ultime giornate, no? Tu hai seguito gli allenamenti, hai visto le sfide in televisione, soprattutto la vittoria con il Tottenham. C'è un elemento della Roma che ti ha ben impressionato? Beh, come ho detto tante volte, mi ha impressionato moltissimo Gerson, perché come tocca palla, come la mette, sembra veramente che un centrocampista a tutto campo, un playmaker lì a centrocampo, quindi mi ha impressionato Gerson. Mi dà fastidio quando i tifosi si lamentano con lui perché ha sbagliato il rigore. A 20 anni il rigore si può sbagliare, è giovane e ci sta, hanno sbagliato tutti il rigore. Invece Danilo, io stavo notando una cosa, Di Francesco sta puntando molto sui giovani, come Montella per il Milan. Abbiamo visto Montella far esordire Cutrone e Cutrone lo sta ripagando a suon di gol, quindi un elemento molto valido, quindi in Casa Italia si pesca molto bene, ma bisogna avere il coraggio di lanciare questi benedetti giovani che riescono anche a volte a fare la differenza. La Roma, secondo me, dovrebbe cercare anche di guardare in casa, ma penso e credo lo faccia proprio perché Eusebio Di Francesco, il tecnico scelto da Monchi,
a guidare la squadra giallorossa, sa lavorare molto bene con i giovani. Infatti lui fa giocare molto spesso Sadiq, il ventenne di colore che la Roma sembra invece cedere in prestito a una delle società di Serie A che lo richiede. Vedresti invece Sadiq in pianta stabile nella squadra giallorossa? Guarda, per quest'anno no, perché purtroppo lì siamo ben piazzati lì davanti, perché comunque adesso è arrivato anche De Frel, dovrebbe arrivare un esterno, quindi Sadiq non avrebbe spazio, farebbe panchina in continuo, e allora è meglio mandarlo in prestito, così lui quest'anno se lo fa in prestito, cresce come giocatore e magari, perché no, il prossimo anno provarlo anche da titolare. Tu che ne pensi? Sì, sì, sarebbe, io stravedo per i giovani, quindi Danilo, in questo caso sei tu che fai la domanda a me, è molto bella questa cosa. Sì, io stravedo per i giovani, quindi punterei a occhi chiusi su Sadiq, anche perché, insomma, voglio dire, è forte, ogni volta che l'hai messo in campo ha fatto vedere di che pasta è fatto, quindi sarebbe bene lanciarlo in un contesto, ricordiamoci, è importante questo, ricordiamoci che la Roma affronterà una competizione molto bella, ma molto anche, diciamo così, intensa, che è quella della Champions League. Quindi non so fino a che punto Sadiq riuscirà ad assorbire l'impatto con questa competizione. Sì, sì, penso che è difficile per Sadiq, comunque, come ti ho detto, quest'anno non ha spazio, perché farebbe panchina, perché c'è Zeko lì davanti che ha dimostrato l'anno scorso di essere un bomber, poi è arrivato De Frel che sicuramente gli darà fastidio a Zeko per giocare, e quindi Sadiq non avrebbe spazio, e come ti ripeto è meglio mandarlo in prestito e farlo crescere. Lo vedrei molto bene all'Hellas Verona, Sadiq. Oh, Danilo, la Roma in questo periodo si sta preparando appunto per la Champions League, ma soprattutto anche per in vista del campionato, e fa, oltre ad aver fatto diciamo così una tournée in America, a Boston esattamente, giocherà anche in Spagna, dove affronterà il Siviglia e il Celta Vigo. Questi esperimenti che sta facendo Di Francesco, secondo te porteranno l'amalgama tra i reparti? Uniranno meglio tatticamente i giocatori? Ah, sì, certo, Di Francesco in queste amichevoli precampionato sta studiando il modulo tattico da schierare in campionato, sta vedendo chi può schierare titolare, chi può partire dalla panchina e poi entrare nel secondo tempo per fare la differenza, quindi queste amichevoli servono tantissimo per studiare la squadra, per studiare i giocatori e per fare bene sicuramente in campionato. Oh, da una prima analisi tecnica, il tecnico sta facendo giocare De Frel sulla fascia, Zeko al centro e Perotti dall'altra parte, sull'altra fascia. Secondo te può essere questo un elemento devastante per l'attacco della Roma in vista delle difese avversarie? No, guarda, secondo me sta facendo giocare De Frel sulla destra perché può rientrare col mancino. Dall'altra parte però ti può rientrare col destro, però penso che manca qualcosa, non lo so, secondo me manca qualcosa, e penso che anche c'è il Sharawi appena rientrato dall'infortunio che potrebbe giocare, è un grandissimo giocatore secondo me il Faraone, e però manca qualcosa lì davanti, qualcosa che possa fare il salto di qualità alla Roma. Danilo, abbiamo visto Totti parlottare con Kolarov, addirittura sembra sia nata una battuta. Guarda chi si rivede, Kolarov, perché lo sappiamo, Kolarov è un ex giocatore della Lazio, adesso veste la casacca giallorossa. Ho visto molto bene Kolarov in queste ultime uscite, secondo me sarà elemento determinante sia in fase difensiva che in fase propositiva. Quindi ha fatto per me bene la Roma ad acquistarlo, un elemento di esperienza, un elemento duttile, un elemento che sicuramente porterà beneficio alla squadra giallorossa. Cosa pensi di questo acquisto? Come già ho detto, Kolarov ha un'ottima potenza fisica e un ottimo tiro dalla distanza. E, Totti gli ha fatto sicuramente questa domanda perché è difficile vedere laziali qui a Roma.
Sì, Danilo, un'altra domanda volevo porti prima di chiudere su noi e la Roma. La Roma sta puntando moltissimo su Alisson, io già tra le altre cose vedevo l'anno scorso al posto di Szczęsny. È veramente fortissimo, lo vedo molto bene tra i pali, soprattutto anche bravo con le gambe, quindi è in funzione proprio del tema tattico che deve esporre Eusebio Di Francesco. Ha fatto bene la Roma a puntare su questo portiere? Sicuramente sì, perché prima di tutto è giovane. Secondo, è il portiere della nazionale brasiliana. Poi è vero che anche lui ha fatto degli errori, però ci sta, perché è giovane e può crescere e può sicuramente migliorare molto. E secondo me Alisson è un grandissimo portiere. Bene, amici di RDA Radio, siamo giunti ai saluti finali, a me non resta che ringraziarvi, ringraziare soprattutto Roberto De Angelis, sempre gentile nel saperci dare i suoi consigli, e anche un saluto a Step Radio di Stefano Tini e anche agli altri canali collegati in circuito. Un saluto a te Danilo, grazie per le tue informazioni e a sentirci presto. Un saluto a voi, ciao. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340 7559 392.